Senza una buona relazione di lavoro non otterrai un bel niente dal tuo assistito. Ma come la miglioro questa benedetta relazione? Abbiamo detto che puoi farlo tramite l'alleanza terapeutica, che si divide in quattro pilastri: accordo sugli obiettivi, accordo su metodi e significati emersi durante la terapia, accordo sul ruolo del terapeuta, accomodamento alle generali preferenze del cliente. Vediamo delle idee per migliorarli uno ad uno. Rispetto all'accordo sugli obiettivi la cosa sembra facile. Chi sta male viene da te per stare meglio. Però ciò non significa automaticamente che tu gli dirai ok, per stare bene fai così e così, e lui risponderà signor sì. Quindi dovrai contrattare, per così dire, gli obiettivi con il cliente. Questo non è molto difficile, però è impegnativo. Nella nostra scuola di specializzazione infatti facciamo vedere diversi metodi e diverse domande per imparare a farlo. La sostanza è riassumibile in due punti. Uno, chiedi alla persona qual è il suo obiettivo. Due, assicurati che state sempre mantenendo la rotta. Ho fatto talmente tanti video sull'argomento che non mi sembra il caso di tornarci ora. Se su YouTube digiti il mio nome con accanto obiettivi trovi un sacco di video. Rispetto all'accordo su metodi e significati emersi nella terapia, la questione è più delicata. Innanzitutto chiariamo che per metodi intendiamo tutte le cose che si fanno o si chiedono di fare per migliorare il benessere della persona. Chiedergli di fare un esercizio, di fare libere associazioni o fare la domanda del miracolo. Bourdin, di cui ho parlato nel video precedente, disse che per far sì che il cliente faccia queste cose, per lui devono avere senso. In altre parole, il cliente deve capire che e come sono collegate al suo desiderio di stare meglio. Nonostante tu abbia la tecnica più figa del mondo, se il cliente o non ti segue ciecamente o non è convinto della sua utilità per la propria situazione, beh, quella tecnica non servirà a niente. Quindi il suggerimento è di fare in modo di confezionare la tecnica o il metodo o il significato emerso per il tuo cliente. Fare in modo che per lui abbia senso. E rispetto all'accordo sul ruolo del terapeuta, la questione è molto sottile. Questo, il ruolo del terapeuta, riguarda infatti tutti gli aspetti relazionali e interazionali. Dalla tua generale capacità di creare un legame al far sentire la persona capita, ascoltata, rispettata. Fino ad arrivare a utilizzare proprio lo stile relazionale più adatto a lei. Ci sono persone con cui è necessario avere uno stile più distaccato e tecnico e persone con cui è necessario avere uno stile più amichevole o empatico. È un tema complesso, peraltro fondamentale, con molte problematiche, tra cui quelle definite come disturbi di personalità, ma magari ci tornerò in altri video. E l'ultimo punto riguarda un generale accordarsi alle preferenze della persona, culturali ma anche di metodo e relazionali di nuovo. Tu sei l'esperto del cambiamento, ma la persona è l'esperta della propria vita. Dovresti sempre fare un lavoro che si adatti alla persona e non far sì che la persona si debba adattare al tuo lavoro. Quindi, che lezioni puoi trarre da questi quattro pilastri? Una sicuramente è che devi ascoltare il tuo cliente. Non puoi fargli terapia, non puoi dargli le medicine, non puoi neanche dirgli che cosa è giusto per lui. Tu hai la tecnica, ma è lui che la deve applicare. Quindi chiedi feedback. Chiedi se l'obiettivo che gli proponi ha senso per lui o chiedigli se l'obiettivo che credi di aver capito è effettivamente quello che lui vuole raggiungere. Fagli capire perché gli chiedi di fare certe cose, oppure se non puoi spiegargliele subito, diglielo. Ad esempio, io spesso dico ai miei clienti che gli spiegherò come funzionano certe tecniche dopo, perché se gliele spiegassi prima si concentrerebbero troppo sugli effetti che dovrebbero produrre, mentre io voglio che si concentrino sulla performance. E assicurati inoltre che la persona si senta ascoltata. Ad esempio, ripeti ciò che ha detto proprio con le sue parole, chiedendogli se hai compreso bene. Chiedigli se una metafora o una ristrutturazione che hai utilizzato possa andare bene per lei, se la sente calzante. In generale, ricordati di calzare su di lei ogni cosa che fai, in modo tale da non farla sentire di trovarsi di fronte all'ennesimo professionista più interessato ad applicare il proprio metodo anziché a trovare la strada giusta per raggiungere il suo obiettivo.